tre rinvii a giudizio, 8 riti abbreviati con condanne che arrivano a un totale di 13 anni di reclusione. È il primo filone sullo spaccio a Campo di Marte, quando l'operazione della squadra mobile andò a stroncare un vasto giro di spaccio davvero spudorato davanti a tutti. Un problema che ancora non è stato risolto, vista la recente nuova operazione, questa volta dei carabinieri, che ha portato a 10 arresti proprio la settimana scorsa. Per quell'operazione, invece, della squadra mobile si è arrivati davanti al giudice. Le dosi erano state cedute nei pressi del Bar Italia, in seguito poi chiuso, proprio perché all'interno era stata trovata della droga. Per due spacciatori scattarono subito le manette e anche una condanna a 1 anno e 4 mesi. Poi ci furono 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una donna di origini eritree che finì agli arresti domiciliari, 50 i consumatori che vennero identificati con 400 grammi di stupefacente sequestrato. Le richieste del pubblico ministero Giulia Maggiore per le 11 persone che nel frattempo sono finite a processo per l'operazione Caffè Amaro erano decisamente più severe, visto che aveva chiesto 9 anni per 2 dei marocchini imputati. La pena per loro invece è stata di 5 anni, per altri 2 imputati 4 anni di reclusione.